Ok, quindi oggi siamo arrivati alla parte lombare della schiena e come vi ho già mandato questo messaggio molto velocemente, ripeto un po' che oggi lavoreremo sulla parte lombare della schiena, ma anche sulle anche, bacino, perché queste due parti del corpo, sia anatomicamente che spiritualmente, sono molto, molto collegati. Sono collegati tramite l'articolazione sacro-iliaca, dove tutti queste ossa, muscoli delle gambe, della schiena, del bacino incontrano. Il sacro-iliaca potete anche voi percepire qua un pochino sopra il coccige, un pochino sotto il sacro, è un'articolazione. Ok, quindi se noi abbiamo qualche problema delle anche quello influisce anche la schiena lombare e viceversa. E spesso è anche difficile capire se il problema, cioè da dove parte il problema? Parte dal bacino oppure parte dalla schiena? Quindi questa parte del nostro corpo è la parte più vulnerabile, più fragile. È qui che teniamo la parte lombare della schiena, il bacino, teniamo la maggior parte del nostro peso corporeo, è lì che c'è il nostro baricentro, in quella zona, quindi il nostro corpo gira e si muove attorno a questa parte. Muoviamo le gambe per camminare, quindi le anche e la schiena lombare vengono di nuovo interessate, oppure siamo sedute tutto il giorno, queste zone vengono compresse in maniera molto forte. Quindi qualsiasi cosa facciamo, questa zona soffre. In più c'è questa idea che anche le nostre emozioni vengono un po' immagazzinati, le nostre sofferenze più che altro vengono immagazzinati in questa parte, perché i muscoli comunque sono spesso contratti quando siamo sotto qualche tipo di stress. I muscoli che vengono contratti più che altro in questi momenti sono i muscoli delle spalle, i muscoli di questa zona del bacino, psoas, muscolo interno che connette la schiena alle gambe. Quindi i psoas sono spesso molto contratti, semplicemente dovuto alle nostre sofferenze, al nostro stress, alle nostre preoccupazioni, paure, anche quelle che non sono consapevoli, non sono coscienti, non siamo consapevoli di queste sofferenze necessariamente, oppure siamo consapevoli, però comunque vengono in qualche modo somatizzati, specialmente in questa parte. Io veramente è raro che vedo una persona che non ha assolutamente nessun problema in questa zona, mai nella sua vita, perché quasi sempre in qualche modo qualcosa viene fuori. Quindi la nostra pratica oggi sarà cominceremo col bacino, sciogliamo le anche, sciogliamo il bacino, facciamo cose che fanno bene a questa parte del corpo e poi lavoreremo, quello già aiuterà tanto la parte lombare della schiena e poi lavoreremo un pochino, vi faccio vedere alcune cose che sono molto utili per sciogliere anche ed aiutare la zona lombare, prevenire, aiutare la sciatica, se avete sciatica, oppure
una tendenza alla sciatica, quindi questa è la nostra idea oggi per la nostra pratica. Quindi adesso magari chiudiamo gli occhi e cominciamo un attimino a contemplare il nostro corpo. Quindi chiudo gli occhi e comincio a respirare profondamente tramite narici e lascio che l'energia che scende durante l'espirazione scende verso la parte bassa del corpo, verso il bacino e le anche, che sono per terra, e cerca di sciogliere questa parte del corpo lasciare andare verso la terra. Vedi se percepisci qualche rigidità, qualche durezza nella zona del bacino, nelle anche. E semplicemente sciogli un pochino, piano piano, poco alla volta, questa durezza, questa contrattura. Cerca di enfatizzare l'espirazione, quindi inspiro normalmente tramite narici, ma l'espiro è più lungo dell'inspiro. E mentre sto espirando, sento che il mio corpo si rilassa, si scioglie. E anche durante la pratica lavoreremo con questa ottica di scioglimento, osservazione di questa energia che scende. Quindi oggi lavoriamo con l'energia discendente che scende mentre espiro. L'energia nel nostro corpo sale verso la testa mentre inspiro, e poi scende verso il bacino mentre espiro. Quindi lavoreremo con questa energia discendente oggi, proprio per
sciogliere tensioni, allungare muscoli, creare spazio tra le vertebre, creare spazio nelle articolazioni di questa zona. E gentilmente muovere queste articolazioni per proprio per sciogliere, creare un pochino più liquido. In queste articolazioni. Ok, va bene, piano piano. Apriamo gli occhi, però la nostra consapevolezza rimane uguale, quindi continuate a respirare tranquillamente. Oggi lavoriamo vicino alla terra, quindi lavoriamo vicino alla terra, rimaniamo sedute. Spero che mi vedete, la luce non è perfetta oggi, però penso che riuscite a vedermi. Allunghiamo le gambe davanti, divaricando un pochino, non troppo. E semplicemente appoggiando le mani qua sopra le gambe, sciogliamo le spalle, il collo e la schiena, scendiamo quanto possibile. Quindi la prima postura che facciamo è cerchiamo di allungare ogni muscolo del corpo, la parte posteriore stiamo lavorando, quindi le catene posteriori cominciando dalle caviglie andando fino al bacino e poi dopo il bacino fino alle spalle e poi muscoli del collo anche qua cerca di respirare profondamente un pochino allungando l'espirazione sciogliendo lo stress della settimana anche lo stress della notte spesso dormiamo in posizioni strane che creano contratture muscolari la mattina. Ok. E piano piano inspirando, torniamo su, portiamo questa gamba sinistra qua in mezzo e il piede all'interno della coscia, piede destro. Ok? Quindi qui fai attenzione, devi vedere un pochino fino a che punto puoi portare, se togliete, se avete qualcosa sotto bacino adesso togliamo e cerchiamo di tenere il nostro base per terra. Ok, quindi base per terra, vedi fino a che punto arrivi. Ok, così. Inspiro ed espirando, scendo sopra la gamba sinistra. Una volta che sei scesa, semplicemente respira ed abbandona tutto controllo, cerca di non controllare più i muscoli. Dobbiamo dare un po' di libertà ai nostri muscoli per allungarsi per conto loro, quindi senza spingere, senza tirare, semplicemente utilizza la gravità, la forza della gravità della terra, che sarà il nostro alleato in questa pratica.
Ok. Adesso inspirando, vieni su lentamente, ruotati verso il ginocchio destro, ruotati verso il ginocchio destro e scendi verso il ginocchio destro quanto è possibile. In questa posizione tendiamo di staccare qua il bacino perché voglio scendere più possibile. Cerca di non staccare qua il bacino, ok? Qui rimango giù, ruoto fuori, e scendo quanto possibile per allungare questi muscoli qua nella parte lombare della schiena. Mi raccomando, tenete bacino sinistro per terra. Appoggio le mani così che ti dai un po' più supporto. Non dimenticare sempre sciogliere anche le spalle e collo. Ok, bene. Inspirando vengo su, cambio gambe, allungo la gamba destra e porto sulla gamba sinistra, piede da qualche parte all'interno della coscia. Se hai bisogno di mettere qualcosa sotto il ginocchio, perché hai problemi del ginocchio, qualsiasi cosa, va bene? Ok, e di nuovo scendiamo in Janushi Shasana, sopra la gamba destra, e gentilmente aspettiamo. Anzi, non aspettiamo niente, semplicemente respirando, osserviamo come si allungano i muscoli. Poi inspirando, torniamo su, ruotiamo verso il ginocchio sinistro, assicuro che qua rimango per terra e scendo quanto possibile verso il ginocchio sinistro. Ok, piano piano inspirando, torno su. Ok, porto su queste due gambe, prendo queste due, cioè porto le ginocchia qua, appoggio le mani e un pochino vado destra e sinistra con le ginocchia. Allora, quando vai destra e sinistra, qui si stacca. Quindi staccalo tranquillamente, comincia a muovere, stiamo muovendo l'articolazione sacroiliaco, sacroiliaca, mamma mia, oh, il mio italiano oggi veramente in buone condizioni, chiedo scusa. Quindi andiamo così. Ok, e poi mi giro così mi vedete meglio. Eravamo così, andavamo destra e sinistra. Rimaniamo qua, ok? Apri le cosce, fai scendere un pochino le anche ed inspirando, un pochino alza il bacino ed espirando, riappoggi, ok? Giusto per dare un po' di forza in questa zona, ai muscoli. Inspiro, alzo, espiro giù. Allora, quanto alzi un po' dipende anche da te. Quelli che sono più forti possono veramente alzare bene. Ed espirando, riappoggio. Però non è necessario andare così alto. Puoi anche rimanere un po' più giù verso la terra.
stai lavorando anche i muscoli delle braccia, quindi. Ok, facciamo un'altra volta, inspiro. Ed espiro. Fai attenzione, cambiamo qualcosa. Inspiro, alzo. Espiro, scendo. Inspiro, stacco le mani, aggrappo le ginocchia. Espiro, stacco il piede, porto le ginocchia verso le spalle. Ok? Poi riappoggio. Inspiro, alzo. Proviamo a fare con una respirazione solo ogni movimento. Ed espiro, scendo e porto le ginocchia verso le spalle, un po' fuori dal corpo, vedi? Così. Poi di nuovo, sempre aperto le ginocchia, però non esagerare, ok? Tieni morbide le gambe, inspiro su, espiro giù e ginocchia verso. Tieni la schiena dritta, stiamo su coccige, inspiro di nuovo su. Espiro giù, gentilmente attiviamo qui questa zona. Ok, un'altra volta, ultima volta andiamo, inspiro, alzo. Espiro, scendo e porto le ginocchia. Ok. Allunghiamo la gamba un pochino, sciogliamo i muscoli. Scendiamo di nuovo un po' per rilassare la schiena lombare. Questa volta, se vuoi, puoi un pochino andare su e giù, allungare le gambe. Aprire la zona lombare. Ok, apri un pochino più le gambe. Inspiro, vengo su ed espiro, vado verso la gamba destra. Inspiro, torno su. Espiro, gamba sinistra. Questo è un esercizio talmente base nello yoga, bellissimo, dinamico. Semplicemente scendo destra e sinistra, spingo bene giù la parte delle anche, allungo i muscoli del lombare, senti che adesso lato sinistro sta allungando, poi lato destro sta allungando. Non dimenticare respirare, enfatizziamo l'espirazione, scendo lento, inspiro normale, espiro, scendo. Vi ricordate quando lavoravamo sul toracico? Enfatizzavamo l'inspirazione per la schiena toracica. Qui invece oggi sempre l'espiro che è un pochino più importante. Va benissimo, ragazze. Adesso è arrivato il momento di entrare in squat. E mi raccomando, ognuno di voi un pochino... All'inizio facciamo questo squat con le ginocchia chiuse. E vedi un pochino... Maggior parte di voi avrete i talloni staccati dalla terra, ok? Quindi un pochino rimani qua, porta il tuo peso tutto qua giù, tutto verso le anche, e le gambe, ok? Tieni i talloni qua su, ok? Ma adesso semplicemente, allora qui puoi anche mettere qualcosa sotto i talloni, eh? So che alcuni di voi riuscite a appoggiare i talloni per terra, però non appoggiare i talloni per terra, ok? Rimani con i talloni su e se sei troppo stanca metti qualcosa qua sotto, quindi voglio i talloni elevati.
se i talloni sono elevati, questa pancia va completamente contro la coscia. Questo va molto bene per noi perché apre tutta la schiena qua dietro, porta le mani qua, senti questa apertura. Ok? E poi appoggio le mani, ok? In questa posizione, inspiro ed espirando, porto giù le ginocchia verso la terra e la testa verso la terra. Ho espirato, ok? Inspirando, mi spingo indietro, stacco le ginocchia, porto su le ginocchia verso il petto, ed espirando, appoggio le ginocchia, scendo con la testa verso la terra. Ok? Vai lentamente, fai ancora 2 o 3 volte, inspiro su. Appoggiati, più porti su questi ginocchi, più stai aprendo quella parte lombare, ma anche le scapole. Ed espirando, quando scendi, scendiamo semplicemente per rilassare un pochino il corpo. Ok? Adesso voglio vedere che state facendo. Vai piano, lentamente, verso la terra, bravissima, aprite le scapole. Senti che le gambe stanno lavorando, muscoli delle gambe. Ok. E poi semplicemente, quando ho finito queste ripetizioni, allungo le gambe e mi metto nella postura della Uttanasana. Uttanasana. Tieni le gambe un po' piegate, vedi dove arrivi con le mani, tieni le spalle rilassate, collo rilassato. Se riesci, appoggia la pancia sopra le cosce. Questo aiuta veramente a aprire questa zona qua, questo quadrato lombare si chiama. È un grande quadrato là dietro. Le mani ancora un pochino. E poi lentamente, inspirando, rotoliamo su, ci mettiamo in postura della montagna. Ok, togliamo un po' di tensioni, tolgo. Questo imparato dal yoga tibetano, loro fanno questa cosa, è bellissimo, sono talmente grata che mi hanno insegnato, semplice ma... Ragazzi, adesso facciamo un equilibrio per aiutare qualsiasi persona che ha lo scoliosi, oppure magari non ce l'avete, però non volete averlo, volete assicurare che non l'ho mai avuto, però non lo voglio mai averlo. Quindi è molto bello perché è un equilibrio, quindi lavora anche sulla nostra concentrazione, però lavora tantissimo per sciogliere questa zona qua, queste vertebre dove nasce il problema. Allora vi faccio vedere come si fa. Radico la gamba del piede sinistro e la caviglia destra va sopra la coscia, ok? Sopra la coscia, così piega la gamba sinistra, così che riesci a appoggiare, così che la gamba forma un bel 4. Appoggio le mani sia sul ginocchio destro che sulla anca sinistra. Se vuoi gentilmente un po' spingi la mano sopra il ginocchio verso la terra,
poi faccio finta che mi siedo su una sedia qua dietro, così. E gentilmente spingo con le mani sia la caviglia qua che il ginocchio qua. Sciolgo le spalle, non voglio stressare le spalle perché sono in equilibrio. Se questo è troppo difficile per voi, potete addirittura sedervi su una sedia. Io non ho una sedia normale, però se vuoi puoi anche sederti così, fare su una sedia ed appoggiarti. Faccio vedere così. Lo fai sulla sedia, semplicemente spingi giù. Se invece vuoi fare la postura classica dell'Hatha Yoga, vi faccio vedere quale. Scendo ed unisco le mani davanti al cuore. Come vedi, lo stinco parallela alla terra, l'avambraccio sopra lo stinco, gamba sinistra sta lavorando, gomito destro spinge gentilmente il ginocchio destro giù verso la terra e mantengo la postura. Quindi lo fate in qualsiasi maniera che va bene per voi. Concentrati, se perdi l'equilibrio ricominci. La cosa importante è che qui stai respirando profondamente, sei molto tranquilla con la mente, senza frustrazione. Se hai problemi del ginocchio, non riesci a fare la postura piena, fai una variante, o non fai la postura, metti le mani qua. Anche così va bene. La cosa importante è che busto avanti, bacino dietro, respiri. Se lo fai questo tutti i giorni non avrai mai, vabbè, mai dire mai, però veramente utile per prevenire la sciatica, ma anche curare, anche sciogliere il dolore se avete già la sciatica. Ok, bravissimo, sciogliamo. Sciogliamo. Sì, brava. Brava Maria Luisa, si può anche stare semplicemente sul divano. Se qualsiasi persona ha problemi della sciatica, tu ti siedi giù, lo fai questo e riesci a veramente sciogliere il dolore. Andiamo dall'altro lato, quindi o fai in piedi o ti siedi, porti la caviglia sinistra, vedi il piede sta fuori la gamba, quindi non così, così, caviglia sopra la coscia, sopra il ginocchio. Io ho problemi qua col ginocchio sinistro, quindi non posso spingere troppo, e scendo un pochino e mi metto nella postura, quello che è disponibile per me a questo momento. Quando sei nella postura fai 5-10, respiri. Maria Luisa, porta la mano sinistra sopra il ginocchio. Ma stai in piedi? Ah, pensavo che eri seduta. Ah, ok, va bene. Allora spingi il gomito, perfetto. Bravissime ragazze, siete tutte molto molto brave. Ok, bene. Poi lentamente sciogliamo. Allora, queste sono posture asimmetriche. Fino adesso abbiamo fatto posture simmetriche. Invece questa è asimmetrica, quindi un po' sciogliamo qua. Ok, mettiamo le mani qua sopra, non i fianchi, ma sopra questa ossa del bacino, qua. Cercate di sentire l'osso con le dita, tenete le gambe, piegate, rilassate un pochino, cominciamo
ruotare il bacino in maniera sexy, destra, sinistra, cerco di muovere questa zona. Ok, quindi cerco di tenere la parte superiore del corpo abbastanza fermo. Cambio direzione. Poi vado destra, sinistra. Vedi se c'è qualche dolore. Io ho un po' di dolorino qua nell'anca destra, mi rendo conto che qui c'è qualche piccolo dolore. Quindi destra, sinistra, se ti fa male vai meno. E poi vado avanti e dietro. Quindi qua spingo dietro coccige così e poi porto coccige giù e spingo avanti pube. Questi sono piccoli movimenti. Cerca di isolare questa zona. Ok. Adesso ragazzi di nuovo scendiamo in squat, però questa volta le gambe saranno aperte, quindi facciamo la postura dell'ghirlanda. Quindi apri così le gambe, puntano fuori i piedi, fai attenzione alle ginocchia, comincia a scendere, alcuni di voi magari vi fermate qua, altre persone riescono a scendere col bacino. Vedi se ti toccano i talloni, se non toccano i talloni puoi mettere qualcosa sotto, cuscino o una coperta, qualcosa. Quindi siamo con le gambe aperte. Cerca di trovare la tua distanza massima dove puoi aprire qua. Ok, facciamo all'inizio un po' di oscillazione destra e sinistra. Un po' muoviamo questa zona come lo state facendo, muovo un pochino il bacino verso la terra, quindi stiamo lavorando sulle anche primi due chakra, chakra della radice, chakra sacrale, che stanno sotto tutti e due sotto l'ombelico, quindi come l'acqua. Questa zona sto muovendo. Ok, allora qui proviamo questo ragazzi, cerca di ruotarti fuori così ed aprire l'anca destra e poi andare dall'altro lato, anca sinistra. Questo all'inizio è molto difficile, se vedo che alcuni di voi avete problemi, però un po' apri quanto puoi, ruota la schiena un po', apri, brava brava Marilu, ecco quello che devi fare, ok? Quindi con la mano un po' spingo dietro quanto possibile, mi raccomando non esagerare, non devi fare non so che cosa, solo fino al tuo corpo vuole andare a questo momento. Allora, se trovi difficile scendere, puoi anche sederti su una sedia o un mattone, no? Non so se hai un mattone, Teresa, o anche una sedia, guarda, si può sedersi su una sedia, così appoggio proprio il coccige, apro le gambe e comincio a lavorare. Stesso, bravissimo, ecco, sedia, stesso modo, ok? Vedi che vengo un po' avanti col busto, spingo con la mano e gentilmente sto lavorando sulla zona,
E poi ovunque sei, se sei in piedi o sulla sedia, unisci le mani davanti al cuore e entra nella postura della ghirlanda, si chiama. Allora, se sei sulla sedia, devi un po' trovare, portare un po' più dietro, trovare il tuo modo così che stai bene con la postura. Se sei per terra, scendi col bacino, mani davanti al cuore, usa in ogni caso le braccia ad aprire le cosce. Respira. Sempre enfatizzo l'espirazione, lascio l'energia scendere verso i primi chakra, verso le caviglie, verso la terra, lascio andare. Ok, e poi sciolgo le mani, metto quattro zampe. Quattro zampe, tenete le gambe leggermente aperte, ginocchia sotto le anche, mani sotto le spalle. Un pochino anche qua, facciamo un po' di scioglimento, sciogliete un po' il bacino. Ascolta il tuo corpo, io non so esattamente che avete bisogno. Il mio corpo ha bisogno un po' di rotazione, un po' scendere col coccige verso il tallone, giusto per un pochino rilassare, sciogliere, ma nello stesso tempo sciogliere muovendo la zona. Ok. Bene. Adesso facciamo il prossimo esercizio. Ok? Pensa alla gamba destra. Gamba destra già piegata a 90 gradi, rimane così, piede sarà martello, inspirando porto su la gamba fino qua, piegata, ed espirando porto il ginocchio destro al polso destro, così, davanti. Poi inspirando riporto su. Vedi come stressa questo un pochino la parte lombare? Ed espirando, porto il ginocchio al polso sinistro. Così. Ok? Un giro così, vi faccio vedere anche così. Quindi, inspiro, alzo la gamba dietro. Espiro, polso destro. Inspiro, su. Espiro, polso sinistro, quindi l'altra parte. Fai ancora una volta, tre volte in tutto, inspiro su. Espiro, polso destro. Inspiro su. Tieni le spalle rilassate. Espiro, polso sinistro. Ed appoggio indietro. Ok, adesso vado, gamba sinistra, tengo piegata a 90 gradi, inspiro su. Non alzare più di questo, ok? Quindi ginocchio fino alla caviglia, ginocchio fino all'anca. Espiro, polso sinistro, stesso lato. Inspiro, su. Espiro, polso destro. Vedi come anche il piede adesso deve puntare dietro per poter portare questo ginocchio. Poi inspiro su, piede martello. Espiro, polso sinistro, piede punta.
Inspiro di nuovo su. Espiro polso destro. Ultima volta andiamo, inspiro su. Espiro. Inspiro su. Appoggio. Scendi un po' qua dietro, sopra i talloni, il cucciolo, sciogli la zona. Ok, adesso torna su a quattro zampe, appoggio l'avambraccia, fai un pugno in avanti con le mani, testa scende, non stressare il collo, rilassa le spalle ed inspirando di nuovo, porta su la gamba destra, adesso va un pochino più alto, espiro, porta giù il ginocchio senza appoggiare il ginocchio, giro verso di voi, senza appoggiare il ginocchio, ed inspirando porta fuori il ginocchio al lato destro. Ferma un attimino e poi espirando, torna giù. Lo facciamo ancora due volte. Inspiro, ginocchio sale. Espiro, scende, inspiro, va fuori a destra, piede sempre a martello, espiro giù, cerca di sentire le anche e la colonna vertebrale, la colonna lombare, inspiro su, espiro giù, inspiro a destra, testa giù, rilassa collo, spalle, espiro giù ed appoggio. Questo di solito facciamo anche nel fitness, no? Però di solito lo fanno per i muscoli dei glutei, no? Per avere un bel sedere. Noi invece facciamo per le anche e la colonna vertebrale. Nella colonna lombare, quindi senti un po' i muscoli e le articolazioni come stanno muovendo. Adesso andiamo lato sinistro, quindi inspiro, alzo, vado lentamente. Ed espiro, scendo. Inspiro, porto fuori al lato sinistro. Ed espiro, scendo. Ok, questo primo. Facciamo ancora due sequenze. Inspiro su. Espiro giù. Inspiro a sinistra. Espiro di nuovo giù. Ok, ultima sequenza. Inspiro su. Espiro giù, inspiro a sinistra, espiro giù, ok, sciogliamo la postura ragazze e scendiamo se volete in Bekkasana, postura della rana che è simile al cucciolo però le cosce sono aperte. Quindi apro le cosce, appoggio il bacino sui talloni e poi scendo qua davanti quanto possibile e sciolgo la zona del bacino, sciolgo la zona della schiena lombare, mi rilasso, lascio andare.
il mio prana verso quella zona. Respiro profondamente. Ok, lentamente inspirando, torniamo su, mettiamoci un attimino seduta. Allora, fino adesso abbiamo lavorato abbastanza attivamente su questa zona qua che ci interessa oggi. Adesso cercheremo di completamente sciogliere la parte lombare della schiena e delle anche. Il miglior modo di fare questa cosa è di sdraiarci per terra. Io dico sempre questa cosa a voi, e fare bambino sdraiato, portare le gambe qua al petto. Facciamo questo adesso, sciogliamo completamente a questo momento la schiena lombare, bacino. Chiudete gli occhi, semplicemente facciamo 5 lunghi respiri profondi, enfatizzando l'espirazione. Quindi fai il respiro un pochino più lungo del tuo inspiro, anche molto più lungo, anche doppio se vuoi. Ed ogni volta che espiri, lascia che tutto si sciolga, tutto si rilassi. Ok, dopo questi 5 respiri, incrociamo le gambe, portiamo la gamba sopra la gamba sinistra, così. E di nuovo portiamo le ginocchia verso il petto. Qui sentirai che la situazione è molto diversa per il tuo bacino, non c'è più quel rilassamento completo, ma c'è un allungamento qui del piriforme, questo muscolo all'esterno dell'anca destra. Quindi fai attenzione, se senti dolore, fai un po' meno, ok? Fai un po' meno, sciogli un po' le gambe, oppure non fare proprio se senti che è troppo forte per te. Ed anche qua fai 5 respiri, non dimenticare sciogliere comunque le spalle, il collo, porta un po' il mento verso lo sterno per allungare il collo. Ed osserva dove c'è l'attivazione, dove senti il corpo più fortemente a questo momento.
poi sciogliamo anche questo e cambiamo gambe, incrociamo, portiamo gamba sinistra sopra e poi con le mani un po' tiro e vedo anche qua la situazione, lato sinistro, piriforme, gluteo sinistro, stanno allungando mentre siamo consapevoli che la parte lombare della schiena è bello piatto, tranquillo, rilassato. Ok. E poi piano piano sciogliamo. E poi facciamo bambino felice, bellissimo, rilascio totale dello stress, quindi apro le ginocchia, apro le cosce, porto le ginocchia più fuori dal corpo possibile. Porto i piedi sopra le ginocchia verso le ascelle, prendo i piedi con le mani e poi gentilmente spingo i piedi, le cosce verso la terra. Una volta che stai in questa postura, cerca di completamente rilassare tutta la schiena che è piatta per terra adesso. Anche completamente aperti, se vuoi oscillare destra sinistra con le gambe, lentamente massaggiando la zona lombare, sciogliendo tutte le tensioni emotivi, che anche se non siamo magari consapevoli, stiamo accumulando in questa zona. Quindi sciogliendo questa zona, riusciamo anche un po' a sciogliere i nostri tensioni mentali. Vi ricordo che corpo-mente è un sistema unico. Non c'è un vera separazione tra la mente e il corpo. Noi lo percepiamo come se ci fosse, ma veramente non c'è. Ogni volta che lavoro sulla mia mente, lavoro anche sul mio corpo e viceversa. Con l'Hatha Yoga lavoriamo sul nostro corpo per avere accesso anche alla nostra mente, perché non c'è separazione. Non può esserci, non è possibile separare le due cose. Va bene, piano piano sciogliamo un po' la gamba, magari torniamo un attimino ancora in bambino. E poi lentamente sciogliamo le gambe, allunghiamo verso la terra, divarichiamo le gambe, lasciamo cadere piedi a destra e a sinistra, portiamo le braccia per terra, palmi guardano su, chiudo gli occhi, lascio andare completamente tutte le contratture, tutte le attivazioni muscolari e mentali, e respiro profondamente in questa postura di rilassamento.
sono consapevole che sto integrando, il mio corpo sta integrando benefici della mia pratica di oggi. Rilasso i piedi e le caviglie. Rilasso le ginocchia, le cosce. Lasso il bacino. Grazie. Ammorbidisco la pancia. Le costole. Petto. Lascio le spalle. Scapola. Lascio le braccia, i polsi e le mani. Sciolgo il collo, la gola, abbasso la testa. Thank you.
tolgo i muscoli del viso. Senti che a questo momento sei completamente rilassata, senti il peso del tuo corpo per terra, senti la terra sotto il corpo. Va bene, piano piano, giratevi sul lato, venite su, seduta,